Il Sesia mormorava calmo e placido al passaggio dei partigiani il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la pianura, per far contro il nemico una sepoltura. Nessun pensava che vent'anni dopo il nemico avesse ancora rifatto il gioco di invadere l'italica nazione, tiranneggiando la popolazione. Ma chi nel sangue si sentì italiano, con Moscatelli andò a fare il partigiano. E in una notte triste si parlò di tradimento, regnava Borgo Sesia allo sgomento. Quanta gente ha visto gioventù fiorente e bella, vilmente fucilata con osella. Ognun temeva che la propria casa dal nemico gli venisse invasa. Saziate al fin le sanguignose brame, lasciava il borgo il nemico infame. Ma nel partir col viso arcigno e tetro, al popolo gridò: ritorneremo indietro. E ritornò il nemico fin Varallo e fin Camasco, ma lì grazie a Rastelli fece fiasco. Sebbene fosse giunto bene armato in flitta schiera, lasciava con i morti la bandiera. Bruciava case e lanciava oltraggi, tra la popolazione prendeva ostaggi. Poi per fiaccare il cuore del partigiano, se lo portava prigioniero al piano. Ma il partigiano saldo come una vetta, in cuor suo gli giurò, un dì farò vendetta. E giù a Rocca Pietra fu più dura la battaglia, e lo straniero salì brea e cavaglia. Ma pochi giorni dopo son beffati tutti quanti da un'auto che veloce viene avanti. La guida Moscatelli e scende a valle per fare un grosso colpo a Serravalle. Ed ecco che i nemici son domati, i prigionieri vengono scambiati. A patteggiar fu visto col nemico in quei giorni di terror il bravo Casazza Enrico. Verso la fin di marzo i fascisti scellerati uccidono a Varallo il buon Musati. Non sanno che nell'ombra sempre vigila Rastelli, che lo vendicherà coi suoi tranelli. Già pronte l'arditissima brigata e tende una magnifica imboscata. La squadra di Rastelli non perdona e ne uccide 20 a Quarona. Il colpo è grosso e mette in movimento tutte le autorità dell'attagliamento. Arrivano a Varallo arrabbiati come cani e vogliono Rastelli fatto a brani. Non ha lasciato tracce l'arditissima brigata e prendono gli ostaggi in gran retata. Minacciano di bruciar paesi interi per far pagare a metodi severi. Questo lo sanno gli ostaggi interrogati. E 12 ne vengono fucilati, morendo quei ragazzi forti e belli, si misero a gridar, evviva Moscatelli!